Siamo d'accordo che conoscere meglio noi stessi ci aiuta a conoscere meglio gli altri, oppure no? Siamo poco propensi a metterci in discussione, vero o sbagliato? Poco propensi. Il perché della tecnica della fiabazione è in questi pochi passaggi. Imparare a conoscere se stessi aiuta a prendere contatto con quelle parti profonde che ognuno di noi comunica inconsapevolmente, le emozioni. Utilizzando le fiabe, utilizzando la tecnica della fiabazione, l'acquisizione di questo vertice d'osservazione è agevolata dall'uso della metafora. Una delle premesse a questo lavoro è la ricerca di Vladimir Propp. Vladimir Propp, nella morfologia della fiaba, di fatto parla di una lettura psicoanalitica. Vladimir Propp, all'inizio della sua, è per un certo periodo è coevo di Freud, okay? E rileggendo in chiave psicoanalitica le fiabe, dice che l'antagonista altro non è che la parte negata del protagonista, cioè quella parte buia, quella zona d'ombra che ognuno di noi ha, ma che vuole negare a se stesso. È vero? Bruno Bettelheim, uno psichiatra, autore di un altro capolavoro in materia di fiabe, Il mondo incantato, dice che è inutile cercare di dire al bambino non devi essere cattivo, perché il bambino sa di essere cattivo, sa di essere anche cattivo, perché cercare di convincere il bambino di non essere cattivo non si fa altro che consolidare l'idea di una perversione, perché il bambino sente di avere quella scintilla, anche non perfettamente in linea con le aspettative del genitore, devi essere buono, devi essere bravo, eccetera, 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 ma sente di avere anche delle spinte distruttive. E quando la mamma dice non devi essere cattivo, dice ho qualcosa che non va, perché io sento di essere anche cattivo. Ecco, nel momento in cui noi cresciamo, questa parte buia ci convincono a nasconderla, a negarla. E tanto la neghiamo che per un po' la dimentichiamo. Ma sapete quando esce fuori?